Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Azura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa volta con l'inizio della parte 3, il karma, con il Kanda causa ed effetto. Oggi invece Kanda 14, dei e uomini. Un'orda di Goma si avvicina alla città. Sergei esorta alla purificazione, ma Yasha decide di provare a fermarli da solo. Sarà in grado di salvare la città dai Goma e dalla purificazione? Scopriamolo. Scopriamo se ce la farà. La città imperiale. Sergei è lui? Non mi ricordo. Before that happens, we must take action. Prepare to purify the village immediately. Penso di sì, sì, esatto. But the village is not under attack yet. That's quaint. È Marluxia lui, dai. È palesemente Marluxia. Eccoli qua i Goma, che volano insieme a noi. Voliamo, voliamo, volo anch'io, sono gigante. Azura in tutto ciò dove sarà? Arriva il tartarugone, arriva l'elefantone. Ci sarà anche la tartaruga con la testa di cobra dell'altra volta, chi lo sa? Well, 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 here they come. How disgusting. Or perhaps you would like to exterminate them before they reach the village? Sì, voglio farlo, quindi. Ah, un'altra caduta libera? Dove dobbiamo buttarci e ammazzare la gente in volo? Dio mio. Dai, colpiamo un po' di stronzini volanti. Ma sta musica da cowboy? Cosa c'entra sta musica da cowboy? No, giusto per curiosità. Aia, che dolore. Ecco fatto. Facciamo un po' di piazza pulita di sti stronzini volanti. Che ne dici, Yasha? Questa musica non dovrebbe stare in un gioco giapponese. Dovrebbe stare in un, non lo so, in un western, qualcosa di simile. Non ci c'entra nulla qua. Oh, ma crepi o cosa? Forza, Yasha! E io sto morendo veramente? Ah, coi dentoni. Dai! Gli è uscito dal culo. Era una notte come tante in quella del Texas. That is everything I witnessed. Ok, con chi stai parlando, Yasha? I see. Ah, con Deus, giustamente. But yes. Con Ganon sta parlando. Do hesitate. Speak. All these years I have believed in the cause. But Asura's mantra has proven powerful enough to rival that of our own. That of the Brahmastra. Brahmastra. After the blast, we lost track of his whereabouts. We do not know when he might attack again. Lord Deus.
Le azioni di Yasha sono state ingiustificabili. Quanto ci fai? Una frase del genere. Lord Deus, I have a report to make. Dimmi, Zelda. Yes, I already know. You're dismissed. But my lord, Yasha tried... Ma stai zitta, stronza! E che cazzo? Sembrava il caso di usarlo, il Brahma Mastra, eh? Olga, must I repeat myself a third time? Sei congedata! Oh, my lord, forgive me. Oh, però è forte, Deus, eh? È bello fortino. Su, Zelda, via. Dai, vattene. Oh, però è dispiaciutina, dai, poveroccia. Comunque, dicevamo. Yasha. Esatto. Power without a purpose is meaningless and worthless. A purpose that is firm can change the impossible to impossible. That is the power of our cause. E vabbè, ci sta il fatto che dica che effettivamente Azur è potente, ma non sta usando uno scopo, quando in realtà qualcosa ce l'ha. What we must do. Dobbiamo uccidere Azura. That was quite entertaining. E tu che cazzo fai là sopra? So dedicated to the cause, so earnest in our fight to save the world. There is nothing more beautiful than fighting for this cause. Sergei, I want you to bring Yasha with you on the next extermination. D'accordo, signore. You know what you must do. Devo uccidere Goma. Understood. He has merely forgotten the beauty of following orders. Oppure lo meno. Secondo me il tizio qua non è da sottovalutare. Secondo me è abbastanza forte. Però non lo vedremo mai combattere effettivamente. They are headed for a city in the vicinity of Shinto. Goma contamination imminent. Requesting permission for immediate purification. Ah, a purification. How beautiful. Beautiful. Come along now, Yasha. Quanto è Marluxia, però. È veramente come Marluxia. Ride negli stessi modi. Fa lo stronzo. Cos'è una prerogativa giapponese che se hai i capelli rosa sei automaticamente uno stronzo? Può essere, eh. Oh, la butto lì, magari il rosa è... In Giappone ha un significato molto potente. Perché il rosa, un mio amico una volta si è tinto i capelli di rosa. Era preso per il culo pensando che fosse omosessuale dalla gente. E invece il rosa per i vichinghi era un colore potente. Quindi lui non vedeva questo rosa come un colore brutto femminile. Vedeva questo rosa come un segno di potere. Solo che gli altri lo prendevano in giro e lui se ne fregava. Tutto rispetto. Eccoti qua, Yasha. È il momento di fare a botte coi Goma. Yasha, a confronto di Azura le prendi, eh. Vorrei riuscire ad avere un combattimento decente. Aia, ma gli ha tirato uno schiaffo. È impazzito Yasha. Ma non è che riesco a colpirlo sulle gambe, no, eh? Vabbè, oh, io continuo. Ah, è arrivato il rinoceronte.
sentivo la mancanza di altri nemici inutili. Oh, l'ho ucciso? Beh, poteva benissimo essere che l'avessi ucciso, eh. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ecco, forse era successo questo, ma c'era un po' di casino e non si è visto nulla. Taglionetto! Aiuto! Volo via! Quanti! È arrivato il gorillone. Vabbè, ma questi ormai sono deboli. Questi qua sono i boss che una volta erano forti e adesso sono diventati nemici normali. Ed ecco la tartarugona. Sì, vabbè. Quante cose stanno succedendo tutte in pochi attimi. Cioè, con Asura ci mettevamo un sacco, con Yasha vabbè, ha avuto 12.000 anni per allenarsi, ci mancherebbe anche che fa schifo. Adesso veniamo in due a menarti, Yasha. Guarda, lo sapevo che la facevano partire la purificazione anche se Yasha era lì. Era talmente ovvio. Era talmente ovvio che l'avrebbero fatto. E la città è andata. Il Mizar Septarion. Yasha ormai mi sa che sta vacillando la sua fede nel fine ultimo. Ma se gli tira un pugno ci godo tantissimo. Gli strappa l'anima. Madonna, se gli tira un pugno è tutto che è giusto, eh. Clink. Ma che caruccia questa. Ma dai, ma ha fatto la mossa di Nappa. Distruzione totale. Clink 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 clink. Siamo anime, voliamo via. Addio corpi. Serviremo il fine ultimo. Guarda com'è contento lui. Before the mortals are devoured by the Goma, we purify their souls and turn them into. Sì, grazie, lo sapevamo già, Giorgio. It's the same thing you've been doing for the past 12,000 years. Duh. You just fought a meaningless battle. How ugly. One way or another, we must gather souls for one. For the Brahmastra. The Goma's behavior has been more restive of late. Sì, ma il fatto è che Olga ha sprecato anime di 12.000 anni, quella stronza. You remember what our duty is? Il fine ultimo? Yes. Even gods must dirty their hands. Melancholy face of yours truly suits you the most. È molto Jojo lui come personaggio, eh. Oh oh, qualcuno ha distrutto la tua nave. Ehi, stronzo. You! Minchio. Bella l'armatura nera però, eh. Fa molto Black Panther e Venom questa cosa. Molto anche Berserk, ovviamente. Che figa.
Bella l'armatura così, nera. Cioè, è passato dalla fase berserk incontrollabile alla fase berserk controllata. Pensavo totalmente peggio, ti dirò. Pensavo totalmente peggio, visto che stavo morendo nella parte aerea. Beh, non vedo l'ora di vedere cosa ha in serbo per me l'armatura nera di Gatsu a sto punto. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo questa sera in live sul sito Viola. Statemi bene e ciao a tutti.